Giuliano Giuliani è nato ad Ascoli Piceno. È nato in una cava di travertino. Il desiderio creativo che è nato in me ovviamente nasce nell'infanzia e nasce da una consapevolezza della bellezza di cui è ricca la natura umana e la natura in genere. Un'altra consapevolezza è quella della fine, della perdita. Da qui nasce probabilmente il desiderio religioso, il riscatto del sacro. Se la bellezza non basta, cerchiamo Dio. Forse l'ho cercato fin dall'infanzia, perché era forse la risposta più autentica e più profonda. Poi ho pensato più all'arte, anche se all'arte manca la resurrezione. La rottura, anche casuale, di un pezzo, di un intero, è data dalla sua morfologia e da alcune debolezze dell'insieme della massa. E già c'è stata una scelta casuale o naturale, già c'è una scultura, ci sono già degli stimoli, ci sono già delle presenze con le quali diventa più o meno desiderabile intervenire, partecipare. Le tecnologie, le più moderne adesso permettono a delle pareti di essere tagliate con dei fili diamantati, sono pareti alte anche 10 metri, profonde in genere 3 metri, e vengono buttate a terra e poi vengono spezzate con dei fori e delle gugne. Si sceglie in base all'esigenza del prodotto, della scultura da fare, alla grandezza. Le pietre hanno un'anima, certo, hanno un Dio, in particolare il travertino è pieno di pori, pieno di vita, pieno di presenze, nasce dall'acqua, si stratifica, ingloba tutto ciò che interagisce nei millenni, quindi è una lavagna della storia, del vissuto. Ogni volta che si apre, c'è un mondo che appare. La massa è una sostanza quasi completa, una storia, dove appunto un Dio,
può nascondersi. Per alcune civiltà, alcune religioni, Dio si presenta in una pietra. La scelta di questo materiale, appunto pieno di vita, mi è congeniale a identificare, a pensare a una presenza nell'assenso. Le mie forme sono come delle impronte dove qualcuno ha lasciato una testimonianza. Si deve identificare appunto questa sacralità, questa presenza, la individuo sempre su dei rigonfiamenti, su delle forme concave o convesse, svuotate, sottilissime, dove appunto si intravede una trasparenza, una possibilità di illuminazione, una luce. Anche tagliata, o forte, o debole, o appena apparsa. Però è questa luce che determina appunto la presenza dell'invisibile. Spesso la pietra suggerisce sia per la figura, suggerisce sia per l'astratto, per qualunque soluzione. Perché facendo tutto da me il prodotto, quindi facendo tutto da me la scultura, è chiaro che entro in simbiosi, in relazione costante, corpo a corpo, insomma, dicono tanti, e corpo a corpo con il materiale, quindi con le varie fasi, sia della formazione, con i mazzuoli, graffioni, pichette, fino a poi quando arrivo con i frullini, e lì è un momento molto, diciamo, intenso, ma anche sensuale, perché c'è la superficie che poi alla fine, col passaggio del disco, che levica, forma d'improvviso e in modo sorprendente la superficie. Il travertino è una materia legata alla terra, non ha la lucentezza dei graniti, non ha questo sapore del lusso, ma ha appunto un legame con una autenticità e chiarezza e bellezza. Tat Madre da nicht, ja, ja, ja.
Tutto nasce, secondo me, in particolare per gli scultori, nella consapevolezza della bellezza dell'universo e nella angoscia della perdita. Da qui nasce il senso religioso e tutto michelangiolesco dell'appagamento mistico, del legame con il riscatto religioso. E la furia, secondo me, scultoria, nel fare c'è tutta l'origine, l'appagamento del costruire, del determinare. Cioè nella scultura, per me almeno, c'è questo obbligo fisico, questo coinvolgimento del corpo che sta alla base di ogni costruzione. In questo caso è scultore. Sono concetti molto classici, ma condivisibili per chi nasce forse in una cava e vede gli uomini sudare al sole, bagnarsi col fango. E se ha la necessità di esprimere forme e valori estetici ed etici, ha bisogno anche del corpo e del sudore.